premio I Guerrieri di Riace 2017 all'artista Vitaloni Rita. Buonasera. Allora, io sono qua e devo ancora ringraziare una volta di avermi chiamato per questo riconoscimento, che è cominciato appunto con Salvo d'Acquisto, che non posso assolutamente dimenticare, e molti altri. Questa volta vorrei dire una cosa sui bronzi di Riace. Io purtroppo i bronzi di Riace non l'ho mai visti, ho sempre voluto vederli, e stavolta mi arrivano, cioè, come premio prima che io l'abbia visto dalla realtà. E io penso una cosa, cioè una mia impressione sui bronzi di Riace, cioè questa è la mia impressione personale. Noi pensiamo che ci sono venuti davanti a noi queste due statue, che uno rappresenta il giovane e l'altro rappresenta il vecchio, perciò rappresenta la vita. E io ci vedo questo, io personalmente. Sono venuti a noi guerrieri. Io ho sempre detto, ma perché mi piacciono sti guerrieri? A me non piacciono i guerrieri. Non è una cosa che mi piace, non piace combattere, soprattutto con le armi. E loro sono venuti a noi dopo secoli completamente spogli, senza, almeno questo la penso qua, che sia un segno. Non c'hanno l'elmo, non c'hanno lo scudo, non c'hanno la lancia. E sono completamente nudi, puri davanti a noi, ci danno proprio la bellezza pura dell'uomo. Io, questa è una mia versione, penso che questo sia successo perché proprio queste due statue hanno veramente un significato fortissimo. A noi ci insegnano veramente l'amore, sia guerrieri con l'amore, non c'è bisogno né di lance, né di scudo, né di elmi. È il nostro cuore. Grazie. Grazie. Una cosa devo solo dire, e sono contenta che ancora una volta, e spero di riuscire sempre a portare avanti il lavoro che io faccio tramite delle semplici impressioni, che è il colore degli sfrattati. Grazie. Grazie per lo spunto che ci ha dato dal punto di vista filosofico e interpretativo. Grazie.